Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel complesso monumentale della Via Crucis del Mestina con il libro Padre Pio racconta e dice di Padre Alessandro Daripa Bottoni, che ci racconta tante piccole sfaccettature mettendo in risalto anche un lato bello che in tanti non conoscono di Padre Pio, ecco, quello della condivisione fraterna con i suoi confratelli cappuccini. Infatti racconta proprio fra Modestino, un racconto che arriva anche attraverso Padre Alessandro. Prima di partire per il noviziato ricordo che, finita ormai la guerra, tutti erano tenuti ad osservare una disposizione ministeriale che prescriveva una particolare vaccinazione al fine di prevenire l'epidemia di colera. In una fredda sera di novembre, mentre ero nel salotto del convento conversando con Padre Pio, giunse un medico per praticare la vaccinazione. C'era anche zio Grazio, il papà di Padre Pio. Padre Pio fu il primo a farsi vaccinare. Subito dopo però ebbe un'idea e disse agli altri confratelli: «Wagliù, tra poco viene anche Padre Bernardo. Siccome è fifone, facciamogli credere per scherzo che la vaccinazione è assai dolorosa, così rideremo un po'». Allora, fummo tutti d'accordo, racconta Fra Modestino. Padre Pio, appena vide giungere Padre Bernardo, finse di conversare col dottore, chiudendo poi la porta, si fece serio affinché nessuno uscisse ed entrasse. Commentò: «Dottore, ma fa proprio male questa vaccinazione». Allora rispose il medico: «Eh sì, padre mio, queste fanno tanto male, perché servono a combattere il colera». Padre Bernardo allora, con un'espressione di terrore, divenne bianco come un cencio e con una voce tremante disse: «Ma Piuccio, io non me la voglio fare la vaccinazione, già che fa male, io ho paura». Padre Pio, reprimendo così una irresistibile, possiamo immaginare, risata, sentenziò: «Muoia Sansone con tutti i filistei, l'ho fatta io la vaccinazione, se la faranno tutti. Su, coraggio, cominciamo da tata», cioè dal padre. E si diressero subito verso zio Grazio. Poi, vedendo che gli stavo più vicino, racconta Fra Modestino, riprese: «Anzi, facciamolo proprio da questo agnellino, da Fra Modestino». Mentre io mi sottoponevo, scrive Fra Modestino, all'innocua vaccinazione, Padre Pio, senza farsi accorgere dal confratello che certamente stava invocando l'aiuto del cielo, mi dava delle forti gomitate proprio nei fianchi e mi dicevi: «Grida, grida forte». Io, un po' per finta, un po' perché le gomitate del padre, scrive Fra Modestino, facevano male per davvero, cominciai allora a gridare fortemente. Seppi dopo che un altro frate, il quale stava fuori ad aspettare il suo turno, addirittura per paura scappò via. Allora intanto Padre Pio invitò Padre Bernardo a prepararsi e ad aver coraggio. Ma questi, pallidissimo, indietreggiò dicendo: «Piuccio, io ho paura, sono vecchio, ho fatto la guerra, non me la faccio la vaccinazione, vi prego». Padre Pio divenne serio, replicò: «Ho detto muore Sansone con tutti i filistei, l'ho fatta io e la facciano tutti». Il povero Padre Bernardo allora, alzando gli occhi al cielo, si avvicinò al medico. Fatta la vaccinazione, con un sospiro di sollievo, scrive Padre Alessandro, si rianimò e piagnucolando disse: «Ma Piuccio, io non ho sentito nulla, veramente nulla». «E per forza», rispose Padre Pio, «la vaccinazione ha visto che tu avevi paura e ha avuto paura di farti male». E allora per una buona mezz'ora tutti risero, racconta Fra Modestino, di cuore, mentre la notizia passava da un frate all'altro, divertendo tutti in santa allegria, ecco, con Padre Pio sorridente.